Va bene, raga, allora iniziamo un nuovo giocone. Andiamo con Days Gone, titolo tra l'altro uscito gratuitamente per chi è abbonato al PlayStation Plus qualche mese fa, nell'arco del 2021. Adesso non mi ricordo esattamente il mese preciso. Titolo che anche in questo caso ho aspettato a giocare perché volevo giocarmelo boostato in next gen su console PS5. Purtroppo mi accontenterò della mia PS4 Pro. Dato che appunto PlayStation 5 non se ne trovano al momento, quindi ce lo gustiamo così come ho fatto qua, insomma, su questa console, proprio come ho fatto con God of War. Anche se devo dire che effettivamente God of War su PS4 Pro mi ha stupito per il dettaglio grafico. E secondo me, effettivamente su PS5 magari c'è effettivamente un leggero boost, magari nei caricamenti o un piccolo dettaglio di qualità grafica, però effettivamente su PS4 Pro già si può godere veramente di un bel dettaglio. Insomma, God of War mi ha stupito. Quindi via. Avevo voglia di giochi di zombie, di sopravvivenza. Ho resistito, come faccio un po' con tutti i giochi, a non informarmi troppo, ma guardando solamente un po', diciamo, le recensioni finali. Quindi non so bene cosa aspettarmi. So che ci sono orde di zombie, so che c'è della sopravvivenza, e sono i titoli che. È un genere, quello del survival, che amo particolarmente. Quindi nuova partita. Allora. Facile no, normale no. Io andrei direttamente su difficile, non c'è nessuna descrizione sotto, quindi non so esattamente cosa aspettarmi. Punterei anche su un difficile 2, però effettivamente senza la descrizione un po' la cosa mi lascia perplesso. Andiamo su un difficile normale, dai, che dovrebbe garantirmi un bel livello di sfida. La difficoltà non potrà essere modificata nel corso del gioco, quindi esagerare un po' troppo come prima run magari può rivelarsi azzardato, quindi va benissimo così. Febbre alta, credo che la dama abbia perforato un rene. Rischia la sentice mia. Come va, sorellina? Sono stata stupida, c'era questa cazzo di bambina piccola. Con un coltello. Giù, aiutami. Forza! Dai, andiamo! Merda. Stiamo qui, è finita. Dobbiamo salire sul tetto e fermare un elicottero. Aspetta, ci serve aiuto. Qui siamo pieni. Ok, ascolta, O'Brien. Se non la portiamo subito in ospedale, morirà di sicuro. Non ci sono più ospedali. Ce ne sono, avete dottori, infermieri, un'unità mesh. Senti, io sono solo un dottorando, ok? Sono un volontario, non dovrei neanche... O'Brien! Va bene, merda. Ho posto solo per due, ok? Due. Che vorresti dire solo per siamo due? Siamo oltre il carico massimo, posso prendere solo due persone. Forza, aiutami, dai! Ehi, tesoro, è tutto ok? Andrà tutto bene. Faccio io. Ehi, torno prima di subito. Ok, Boozer, andiamo. Dobbiamo salire. Saliamo sull'elicottero. C'è posto solo per due in quel coso. Vai. Va con lei. Me la caverò. Di peggio, lo sai, vero? Sì, anch'io. Dove andate? Cosa? Dove? Dove? Campo profughi, a ovest del Trippinger Jack. Boozer non ce la farà mai senza di me. Vieni o no? Muoviamoci! No. Non siamo chiusi!
Allora, dal filmato iniziale la grafica mi ha stupito, anche in questo caso. So che la produzione ovviamente è una produzione minore rispetto a titoli altisonanti come quelli di God of War o Death Stranding, però mi ha stupito veramente. Io mi aspetto un bel gioco, un po' magari in stile The Last of Us, con delle meccaniche ovviamente diverse che non lo copiano, in tutto per tutto. So che è un open world, quindi ci sarà la possibilità anche di girare per una, credo, ristretta mappa di gioco. E niente, un bel shooting anche. Graficamente, adesso vediamo il gioco com'è, però il filmato iniziale era col motore di gioco. Ne sono certo quasi al 100%, quindi già mi ha dato un'ottima, ottima impressione. Per quanto riguarda il fronte narrativo, mi aspetto una storia carina. 2 anni dopo. Piacevole, una storia carina, piacevole da seguire. L'ambientazione mi sta piacendo, atmosfera, vabbè, zombie, io divento matto. Quindi direi che da quel poco che ho visto ci siamo. Voglio mettere mano al gameplay, voglio vedere un po'. Qua 2 anni dopo probabilmente la situazione è degenerata ulteriormente. Aspetta, spegni il motore. Merda, è viva! Alvarez! Alvarez, ehi! Ehi, Alvarez! Che è successo qui? Dimmi, chi è stato? Erano i ripugnanti. Ok, via. Curdo. Da guidare, però, arcade ovviamente, però devo un attimo. Però un po' in area. L'ho già perso, raga. Oltretutto la moto sta pure fumando e credo che non sia un buon segno. Facile, eh? Cioè nel senso che ovviamente devo abituare. Reagisce dopo all'input che tu gli dai quando curvi. Devo un attimo abituarmi a queste tempistiche. Ha dei caricamenti piuttosto lunghi, ne ha parecchi credo. Probabilmente su PS5 tutti questi caricamenti li hanno abbattuti. Comunque in ogni caso io adesso magari all'inizio, poi mi faccio un attimo l'idea, poi li taglierò tutte queste cose perché diventano noiose. Però è giusto anche per far vedere, magari per chi il gioco non ha ancora giocato. Comunque anche proprio il titolo con i caricamenti anche. Vedete, mostro caricamento. R3 per attivare la vista da superstite che rivela indizi e altre informazioni dell'ambiente circostante. Dove cazzo va? Qui non c'è niente tranne un branco di furiosi. Sembra. Mi viene in mente Forse mi Assassin's Creed, sbagliavo i primi. riguardo al suo accordo con Copland. No, è da molto che Leon vende rifustiva a Copland. Finalmente l'ho preso. Ah, devo capire anche come si fa a impugnare un'arma, perché. Ehi, ehi, Ma l'ho messa aspetta un via. punto. Frena.
Seguire le tracce. Se la vista è super sensitiva, il controller DualShock inizierà a vibrare quando la visuale inquadra un indizio. Ok. Dobbiamo seguire. Sì, vibra davvero Aspetta, poco il aspetta, aspetta, ok. controller. Giù di qua. Sono tracce fresche. Comunque, dove hai imparato a leggere le tracce? Da ragazzo andavo a caccia di uopiti col mio vecchio. Si finiva sempre per pedinarli per chilometri. Tanto vediamo se riusciamo a sperimentare qualche comando aggiuntivo. Qua non mi fa prendere niente. L'arma non me la fa impugnare. Vacca, stai giù! Aspetta, vediamo Sì, se qua c'è qualcosa da sono bravi. raccogliere. Quel figlio di puttana non c'entrerebbe un elefante. Bastardo. Sto bene, Boozer. Sono al 29. Sono al 29%. Qua Adesso sento è uscito di rumore. qua, verso le cascate. Sta perdendo molto sangue. Non andare Porca lontano, forza. puttana. Tana, cosa c'è qua? Perquisiscilo. Il dissanguamento è una morte orribile, lenta. E fa molto male, ma credo che tu lo sappia. Respirava ancora quando siamo arrivati, stronzo! Non volevo sprecare proiettili, non con lei. Aspetta, aspetta, allora. Dov'è il carico, Leon? Se ce lo dirai, non faremo come te, ti concederemo una morte rapida. Comunque non soffrirai per molto. Leon, mi sa che sei proprio nei guai, vedi? Possono fiutare il tuo sangue. Ne sentono l'odore da laggiù. Secondo te che si trova? A essere squartati, mangiati vivi. Tra poco lo scoprirà. Vaffanculo. Addio, Leon. No, aspetta. Va bene, va bene. No, 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 no. Ce l'ho qui. Ecco, tieni. Dove? È nel cimitero. È nel vecchio cimitero. Grazie. No, hai detto. Fallo. Non lasciarmi qui, ti prego. Fallo. Fallo. Bugiardo di merda! Fallo. Che vorrà una prova per la taglia. Uno merita di essere lasciato ai furiosi. Merda come Dio. Ai furiosi. Se ne sono andati? Allora, ma oltre che la moto, sento anche lui. Che una reattività ai comandi voluta ovviamente, però non proprio immediata anche nei movimenti. Stessa sensazione che ho Aspetta, sentito. voglio cercare in questo accampamento, magari trovo qualcosa per sistemare la ferita. So già come usarti. Che ci mette subito un po' prima, vedete com'è? Adesso voi non vedete io, però io inizio a spostare il dito molto prima, qualche istante prima che lui effettivamente poi esegua il movimento, non è molto reattivo. Non so se è una cosa voluta come quella della moto, oppure no, queste cose qua un po' non mi fa.
molto impazzire. Non è una cosa, un difetto degno di nota, eh? Apriamo il menu sopravvivenza, medicina, bende, possiamo crearle, ok? Ora non resta che metterli insieme. Sì. E le usiamo. A posto, dovrebbe andare. Bene, sì, per il momento il braccio è salvo. Per eseguire uno scatto consuma vigore, dovrebbe essere la barra. Pensavo uscissimo a caccia stanotte per portare tagliattacker. No, se continua a piovere così. Senti, amico, ci servono crediti. Dobbiamo accumulare scorte. Ok, d'accordo. Ma non resteremo in giro tutta notte. Vediamo quanto ci mette un po' a ricaricarsi. Molto probabilmente questo vigore qua è importante per Gesù, dovrei sfuggire agli mettermi in zombie. forma. Però non è che possiamo fare grandi scatti. Molto probabilmente la tecnica, magari per sfuggire, è correre un po' mentre spari e recuperare, eccetera, eccetera, eccetera. Figlio di puttana. Con il tubo del carburante che si è pisciato addosso. Benzina. Leon, sì, ho preso la pompa della benzina. Mi serve niente dalla sua moto. Ah, è andata. Senti, adesso torniamo al Monte O'Leary. Domattina troviamo dei ricambi e veniamo a prendere la moto. No, forse ho un'idea migliore. Facciamo un po' di spesa già che ci siamo. Cosa? E beh. Il Crazy Willy non è distante. Andiamo in quella direzione. Cos'hai in mente? Saremmo comunque usciti a caccia stanotte. Il Crazy Willy è una meta come un'altra. Ok, ci sto. Ehi, 33 cosa per... dici? Che se avrò recuperato la moto, andremo al cimitero a dare un'occhiata. Sì, ok. Domani portiamo a Tucker e incassiamo la taglia su Leon. Poi direi di partire verso nord. E a nord ti aspetti che sia diverso? Non importa, non può farci niente da qui. Comunque, io non so se si può aprire la mappa. Mappa obiettivi, scorri verso destra o premere 1 per visualizzare la mappa. Seleziona gli obiettivi di skills. Scorri verso il basso e premere 1 per visualizzare le abilità. Abilità, però è una roba che... Storyline. Allora, io vorrei vedere la mappa. Missioni storia, segui progressi. Ok, la mappa un attimo. Non posso vedere la mappa. Visualizzo storia. Ok. Boh, non mi fa aprire la mappa. Io vorrei... Eccola qua. Questa è la mappa di gioco. Insomma. Non è importante, nel senso che comunque... È sufficiente ampia, secondo me, per dare un bel senso di Aspetta, la strada è bloccata! libertà. No, ho visto un altro giorno. Un gruppo di ripugnanti con un camion. Aiutami a spostarlo. Spingere i veicoli. Alcuni veicoli possono essere spostati per aprire o bloccare un passaggio. Premi quadrato per Pronto? spingerlo. Sì. Spingi! Ma questo si sveglia. R2 per eseguire un attacco in mischia. Per cambiare bersaglio, tieni premuto R nella direzione del nemico e premi R2. Tieni inclinata L e premi R1 per effettuare una capriola. Terra!
quasi arrivati. Vediamo qua, perché magari non ci danno niente questi tizi, no. Comunque confermo, il feeling nel gameplay non ti dà quella reazione, quella al vecchio presidio dell'anero. Titoli. Ci siamo quasi. Qua, poi mi fermerei qua a recuperare roba. Vado avanti io. Sessione di shooting, corpo a corpo, ci stanno facendo vedere un po' di tutto. Pare che il presidio gli sia stato di grande aiuto. Ah, da morire, letteralmente. Preferirai finire sepolto con i pionieri. Già. Ah, merda, eccoli. Che branco di idioti, dal primo all'ultimo. Cosa speravano di ottenere? Ehi, federali, perché non ci sediamo e aspettiamo che arrivi l'orda e ci ammazzi? Deve essere orribile crepare intrappolati in questo modo. Ah, lui mi segue. Lo senti? Oddio. La forza, andiamo. Ehi, aspetta. Quante molotov ti sono rimaste? Lo sistemeremo, lascia stare. Sì, lascia stare un cazzo. Che stronzo. Speri ci sia qualcuno. Sei stato accontentato. No! C'aveva due colpi. Mi sono messo a ricaricare. Amico, amico! Credo sia morto. Mi romperai il fucile. Sì. Ok. Libero. Di cosa stai parlando? Di quel cazzo di campo profughi. Fai così solo quando inizi a pensare. Non è colpa tua se lei è morta. Smettila. Se fossi salito su quell'elicottero con Sara, l'unica differenza è che saresti morto anche tu. Ti ho detto smettila. All'inferno. Ricaricare. Molto lenta la ricarica. Qua c'è roba da raccogliere. È molto lento nei movimenti. Bisogna ragionare bene, eh? Bene, un rottame. Bisogna ragionare bene nei movimenti che vai a fare. Lì c'è ancora qualcosa. Perché lui è, l'hanno reso poco dinamico, molto legnoso. E una moto non passerà mai. Prova con quel tunnel di servizio, forse puoi aprire un passaggio dall'altra parte. Ok, tieni puntato il fanale in quella direzione. Sì. Colpi. Buono. Qua non c'è nulla. Quanti colpi ho? 8. Disinfettante. Straccio. Allora, ho 6 di vita. Vediamo se mi ricordo. Creiamo una benda. E la usiamo. Ci cura. Ci cura un pochino, ci cura. Bello, mi piace.
Porca puttana. Mi piacciono queste ambientazioni, bello. Bella l'atmosfera. Mi piace. Ci voleva. Benda straccio. Posso costruirmi delle cure ora? Possiamo crearne una. Ne abbiamo due. Andiamo al 100%. Eccolo. Posso spegnere però questa... Meglio spegnerla. Eccoli. Merda, altri furiosi! La luce lì... La luce lì... Mi infastidisce, eh? Questo? Porca vacca! Sto coso qua, sto senso qua di ragno è... Ah, guardate pure di qua che devo passare. Sto senso di ragno qui è utile, parecchio utile. Ah, macchina della polizia, un attimo. Munizioni, ma io posso equipaggiare la pistola o binocolo? Al momento mi serve solamente sto fucile. Bisogna avanzare molto lentamente, non è proprio agilissimo. Un altro nido. Ah, sì, sento la puzza. Restano. Hai appena lanciato l'ultima. Hai qualcosa per farne altre? Sì. Ma scusate, ma questa macchina della polizia si apre in continuazione? Ah no, un'altra. Bisogna andare piano, raga, qua, perché... Ci dà... Cioè, se resti senza proiettili qua si è un po' fottuto. Bisogna... Vedete qua? Questo è un altro. Vediamo. Ah no, questo qua è il coso per la Molotov, ok? L1 per aprire le cinture di sopravvivenza. Per accedere agli oggetti di lancio. Allora, oggetti di lancio. Molotov. Possiamo crearla. Dovrebbe andare. Dopo aver equipaggiato la una Molotov, ti è premuto L2 per mirare e per lanciare. Pronto? Merda. Arrivano! Mi devo avvicinare però. Salta su. Sì. Qua non c'è più niente da raccogliere. Ho ripensato al discorso di prima riguardo al partire verso nord. Secondo me non ti farebbe male andare via da qui. Ti schiarirebbe le idee. Ascolta, domattina consegniamo le taglie e ci mettiamo in viaggio. Alla grande, fratello. Ora ti riconosco.
Questi non li puoi ammazzare tu. Cazzo, servono più munizioni. Che vuoi fare? E so già che è una pessima idea. Tu vai. Ci passi in mezzo. Vedi di travolgerne quanti più possibile. Io, invece, da dietro scendo la collina e cerco l'officina. Marta. No, mi serve solo qualche minuto. Trovo il pezzo di ricambio, tu torni e scappiamo. Dopo che ho seccato qualche bastardo. Allora dimmelo, vuoi morire? Lo ripeto, non stanotte. Avanti, mettoni figli di puttana! Avanti, esatto! Sono quei pezzi di strozzi! Il vecchio mi aspetta! Ok, tra l'altro raga mi ha completato l'installazione del gioco in questo momento e credo che forse i caricamenti erano per via di questa cosa. Ora vediamo se è un po' più fluido il gioco in generale, intendo dal punto di vista dei caricamenti. Forza, sparite piccoletti di merda. Ah, qua dobbiamo introdurci, eh? Ora qua bisogna capire. Asse di legno. Premere R2 per eseguire un attacco. Allora, non so se. Questo lo stendiamo. Cespugli. Cespugli offrono riparo durante le azioni furtive. Se i nemici sono ignari della tua presenza, resta nascosto e usa. Cerchio. Resta con un cerchio e usa i sassi per creare azioni diversive. Dove li trovi i sassi? No, devo schiacciare triangolo. Ti saluti. Là sopra c'è un botto di roba da raccogliere. Merda. Raccogliamo merda. Larve. Le larve prediligono i luoghi elevati inaccessibili come te. Attaccano se minacciati o quando fiutano un nemico in difficoltà. Sì, così. Restate lì e andremo da muretta in quella. Ma... non so se è il caso di... di salire là sopra per prendere quelle robe. Qua mi avverte che c'è un nemico. Allora, andiamo lì da dietro. Proviamo a vedere se è di lato. Dentro di qua. Oh! Scusa, ma non volevo fare sta roba. Ok. Mazza da baseball. Credo sia meglio del coltello, dell'asse di legno.
Massimo, credo di aver preso il massimo dei medicinali. Infatti sono proprio al massimo. Ah, qua abbiamo anche la pistola. Ok. Qua siamo proprio al massimo. Peccato lasciare giù la roba. Sì, ma questi mi vedono. Io devo andare di là. Merda. La torcia? Ok, spegniamo la torcia. Non può avermi sentito. Devo andare giù di là, devo trovare una via. Da questa parte. Lì c'è un altro, questo lo stendiamo. Dopo aver raccolto. No, non ho letto. Un attimo. Un attimo, lasciamola giù. Questo qua probabilmente ci serve dopo. Deve entrare qua dentro, probabilmente per salire. Silenziatore, attenua il rumore degli spari con un silenziatore. Seleziona un'arma compatibile dal menu sopravvivenza e premi R1 per montarlo. Ok. Silenziatore. Ok, giusto? Ora è silenziata. Ok. Asse di legno. Kerosene. No, allora un attimo, lasciamolo giù questo. Apri qui. Sento degli squittii. Gli esplosivi saltano in aria quando vengono colpiti da proiettile o altri. Eccolo lì. Però non mi sembra il momento giusto per utilizzare esplosivi ora. Merda!
Sono tipo bambini quasi. Bambini zombie. Giù di qua per forza. No, facciamo colpi in tasca che evitiamo di sprecare colpi. Cherosene al massimo. Cosa possiamo fare col cherosene? Allora, qua possiamo anche creare trappole. Utilizzare sassi come divertivo. Cherosene per la molotov. Allora, creiamone un po'. In modo tale da non sprecare queste risorse. Così questo lo possiamo recuperare. E iniziamo a farci un po' di inventario. Quando hai in mano un oggetto di mira per mirare, per lanciare, ok. Quando equipaggiamo il cherosene. Allora, la salute qui è al massimo. Allora. Kit medico. Qua siamo al 99%. Direi che... per il momento è più che sufficiente. Al massimo torniamo a prendere la salute successivamente. Munizioni. Cos'è sta roba? Turismo collezionabile. Ci sarà una pompa della benzina qui. Qua succede qualcosa, ora ci dobbiamo preparare, eh? Boozer, ci sei? Ho trovato il pezzo, vado alla superstrada. Dick, no, ripugnanti, ripugnanti! No, 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 no! Ah, merda! No. Ripugnanti? Boozer? Dai, Boozer! Maledizione. Dobbiamo tornare indietro. C'è un batto di roba da raccogliere ancora in realtà. Apri. Resisti, Boozer, arrivo. E... merda. Però... ripugnanti. Boozer, dove ti sei cacciato? Vabbè raga, qua finiamo di lottare, cioè... massimo. Peccato che non posso portarmi dietro tanta roba. Come sa che è al massimo. Infatti. Niente, andiamo, 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 andiamo da Boozer. Prendiamo proprio il fucile. Direttamente. Mamma mia. Questi tatuaggi sono simboli infernali di un morto. I marchi infernali degli smarriti. Lasciatemi! Figli di puttana, motociclista. Ti condurremo all'oblio, perché tu sei smarrito e noi prescelti. Il cammino, il cammino. Mamma mia, quella fiammata segreta che è male. Non sei un prescelto. Ti sei smarrito. Ti sei smarrito. Cedi all'oblio. Cedi all'oblio. L'oblio. Il cammino. Ripari. Premi cerchio per accovacciarti dietro un riparo. Cambio spalla. Mentre tieni premuto L2, premi X per cambiare lato dell'arma. Qui! Lasciatelo, pezzi di merda!
Lasciatelo, sto arretrando. Però forse è meglio la pistola. Dal primo all'ultimo. Oh mio Dio. Marco. Ti do una mano. No, ciao, faccio. No, no, non ce la faccio. Madonna santissima, quanti sono? Mi stessero aspettando. Marta. Mi erano addosso. Ok. Nel braccio. Non guardarlo. È più che solo un braccio. Non guardarlo. Sale, Boozer. Sali sulla moto. Via. Bello raga, come prima partita, insomma, che ha fatto un po' da tutorial, devo dire che ci sta, carino. Carino, penso che potrebbe essere un divertente. Ma bisogna vedere questo gameplay quanto quel gioco quanto dura, alla lunga forse potrebbe annoiare un po' tutto il sistema di crafting, però bisogna vedere anche l'ambientazione, se è figa da esplorare, la trama, insomma. Però come partenza non male. Ehi, tu aspetta a controllare che sia sicuro. Oh, fanculo, la branda mi aspetta. Ok, più o meno com'era? Oh, beh, non c'è molto da rubare. Dovrò presentarmi di nuovo. Grazie al cielo. Io esco, prendo la moto e trovo delle bende per il braccio. Tu ce la fai? Sì. Bene, sì. Raggiungo il presidio della Nero. Dovrebbero avere garze sterili o antidolorifici. Lasciare lì la mia moto. No, 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 andrò a piedi finché c'è ancora luce. Ehi, ho delle munizioni se servono. Nel armadietto alla porta. Grazie. Ehi, non prendermi il fucile. Boozer... Come vuoi. Ecco, tieni. Grazie, amico. Sai, mi sento nudo senza. Va bene, raga, io direi che... Controllo l'armadietto. Io direi che, insomma, per iniziare direi che va bene. Cioè, qua c'è, una ricarica sempre stabile dei... dei colpi. Armadietto delle armi, vediamo. Non c'è niente. Abbiamo solamente la pistola, giusto? Non mi fa neanche aprire l'inventario. Va bene, io direi che abbiamo solamente la pistola con 30 colpi. Io direi che ci possiamo salutare qua, ci vediamo al prossimo video, andiamo avanti un po' con la storia, e niente, dai, spero che il video vi sia piaciuto, come sempre un mi piace, un'iscrizione per supportare il canale, ci vediamo alla prossima, ciao!